sono Nicoletta Manni, prima ballerina del teatro alla Scala. Sono nata in provincia di Lecce e ho iniziato danza da piccola, poiché mia mamma ha due scuole di danza e poi all'età di 13 anni ho chiesto di venire qui a Milano a fare l'audizione per la scuola di ballo della Scala e da lì poi ho iniziato il mio percorso. Io invece sono Timofei Andriashenko, vengo da Riga, Lettonia, sono in Italia dal 2009. Ho iniziato a ballare quando avevo 9 anni all'Accademia Statale di Riga e dal novembre del 2014 lavoro alla Scala. Ci siamo conosciuti la prima volta al premio MAB, un concorso qui a Milano nel 2012. Eravamo rivali, Sì, quindi non ci eravamo neanche ci presentati. siamo conosciuti quando poi Timofei è arrivato qui alla Scala nel 2014. La prima volta abbiamo ballato insieme in Cello Suites di Heinz Sperli. E poi dopo il primo balletto di repertorio che abbiamo fatto insieme è stato Giselle. Per me era anche la prima volta che facevo un primo ruolo. Per me era anche un debutto perché avevo sempre fatto solo Mirta, quindi era la mia prima Giselle. È stato un punto di partenza. Tutt'oggi abbiamo un vasto repertorio Repertorio. insieme. È stato un colpo di fulmine, anche perché Per lei sì, appunto. per lei è stato No, molto la prima bravo. volta non ci siamo neanche salutate, quindi. Il lavoro con Alexei Ratmansky è sempre magico perché riesce a tirare fuori da ognuno di noi il meglio. Sa esattamente quello che vuole e come vuole arrivarci. Abbiamo lavorato molto sullo stile del Lago dei Cigni perché appunto è una ricostruzione della versione originale. Avevamo già lavorato con lui per La Bella Addormentata, quindi musicalità molto veloce e un utilizzo completamente diverso delle gambe, sono più basse a 90 gradi, la musica è molto veloce. Riguardo la variazione del principe, che non è stata creata sulla musica, quella che siamo abituati a sentire, ci sono molte batterie, cabriole, fermati nelle posizioni. I momenti virtuosistici non mancano assolutamente in questa versione. La donna nella coda del Cigno Nero deve fare 32 fouetté singoli col passé basso e molto veloci. Con Alexei Ratmansky è stato molto 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 interessante sulla dinamica della danza, sulla pantomima, ogni gesto, ogni sguardo, ogni angolazione della testa, è quasi un dialogo tra il principe e Odette. Lui cerca di salvarla, di farle evitare la morte, invece lei è certa di voler morire. Senza speranza. Senza speranza. Ci alziamo più o meno verso le 8 del mattino. Ci prepariamo, usciamo. Alle 10 si inizia la lezione in teatro, che dura di solito un'ora e un quarto, fino alle 11 e un quarto, 10 minuti di pausa e iniziamo le prove. Fino all'1:40 e poi abbiamo Pausa 40 pranzo. minuti di pausa e poi continuiamo fino alle 4:30 per il corpo di ballo, alle 5:30 per i solisti, i primi ballerini. Thank you.
la giornata non finisce mai alla fine. 6 giorni su 7, molto spesso 7 su 7. Avere l'opportunità di interpretare un balletto di Balanchine è sempre un grande privilegio perché è uno stile così attuale. Ci sono alcuni particolari sul partnering nelle coreografie di Balanchine sulle quali ha accentuato tanta attenzione la signora Neri. Ad esempio, quando la donna fa le pirouette deve sempre iniziare da sola, senza la spinta iniziale dell'uomo. Del secondo atto di Titania il Cavaliere. C'è una storia da raccontare, cosa che non accade spesso nei balletti di Balanchine, quindi sarà interessante sicuramente unire la sua tecnica a una narrazione. Anche Symphony in C è un capolavoro, uno dei più grandi di Balanchine, è danza pura e legata alla musica. Il secondo movimento è un adagio, è molto, molto lirico, molto regale, nobile, e c'è veramente tanta tecnica anche per il corpo di ballo che solitamente non è così impegnato nelle produzioni, ma questo balletto è veramente difficile per tutti. Ogni movimento ha il suo stile, ad esempio lui fa il primo movimento. Io faccio il primo movimento, il quale è molto accentuato, particolarmente per la donna principale. È tutto pieno di accenti, di fissazioni delle posizioni. Invece per l'uomo ci sono molti salti, tanta tecnica. Parliamo solo di danza, quando andiamo a casa come se non ci fossimo mai visti durante tutto il giorno, è come se iniziasse una nuova giornata alla fine.